Oggi ospita il nostro Hot Corner qui dal Festival del Cinema di Tavolare. Abbiamo Greta Scarano, che è la seconda volta che torna qui a Tavolare, questa volta per ricevere un premio per un personaggio che personalmente ho amato moltissimo. E stiamo parlando di Anna, la serie Rai di Chiamami Ancora Amore. E io volevo partire da questo personaggio perché l'ho trovato in un certo qual modo rivoluzionario, perché non è facile incontrare una donna che è madre e moglie e che a un certo punto dice basta perché si sente completamente irrealizzata e irrisolta, e tu rappresenti un modello femminile che televisione e cinema raramente trattano, e specialmente una TV generalista. Volevo sapere, quando ti è arrivato questo copione, cosa hai pensato di questa donna? Considera che io ho seguito questa storia da quando è nata, da quando era molto una storia molto diversa da questa, che poi è, da quella che poi è diventata. Quindi l'ho vista prendere forma, crescere piano piano, e sempre in maniera molto, come dire, lenta. Cercavo di capire che personaggio fosse, perché effettivamente fa delle cose un po' inaspettate, no? Cioè, come dire, sceglie di far deflagrare la sua vita, e non è una cosa che spesso si racconta effettivamente, no? Poi, diciamo, i temi che questa serie tratta, non solo per i temi che tratta, ma anche per come li tratta, perché comunque un linguaggio, no, si va avanti e indietro nel presente, si torna nel passato, poi si ritorna, insomma. Chiede allo spettatore comunque un tipo di, cioè una certa, un certo livello, certo, di attenzione, sì. No? E poi per quello, no, che racconta. Quindi, come hai detto tu, Anna decide di far saltare la sua vita perché non è felice. E quella consapevolezza lì, no? Cioè, capire che non si è felici non è semplice, no? Come cosa da affrontare nella vita. Mm-hmm. E fare qualcosa per riparare a questo, allo stesso modo, non è semplice. Molto spesso si sceglie di rimanere in quella zona comfort, è vero, magari non si è completamente felici, però il tarlo di Anna e questo suo, in qualche modo, voler a un certo punto passare sopra tutto, facendo un po', non facendo prigionieri, è il suo modo per dire: io esisto, mi voglio realizzare, ho fatto delle scelte che mi hanno portato ad essere infelice, voglio riparare, sono ancora in tempo. Quindi per me era molto affascinante come personaggio. La famiglia di Anna, suo marito, suo figlio, vivono in una grande casa che dà sul lago. Guardando la serie ho pensato che quel lago un po' li rappresenta, perché Enrico è placido, è come la superficie del lago, mentre Anna invece è attraversata da correnti, no? E tu lavori con Simone Liberati, che è stato secondo me bravissimo a tenere testa a questa donna, che lo vediamo da uomo molto mite esplodere. Com'è stato lavorare con lui? È stato bellissimo. Una sera quel lago lì così quieto, una sera è stato c'è stato un nubifragio, non ho mai visto un lago così feroce, e sembrava Simone sembrava il personaggio di Enrico quando non gli sta più bene quello che sta facendo la moglie. Quindi lavorare con lui è stato un grandissimo regalo per me, perché è bellissimo stare in scena con attori che si mettono a servizio della scena, si mettono a servizio del racconto con grandissima umiltà, con grandissimo impegno, e sempre un passo indietro per lasciare lo spazio al suo personaggio. Mm-hmm. Ed è qualcosa che io trovo veramente, per me, eccezionale. E tra l'altro quest'anno tu hai preso parte anche all'ultimo episodio del Commissario Montalbano, Il Metodo Catalanotti, suscitando un po' l'ira di mezza Italia, perché il tuo personaggio, questo personaggio scritto da Camilleri, va a scombinare completamente le carte di una tranquillità, no? di un filo che da anni i personaggi seguivano, il personaggio appunto di Montalbano e di Livia. Tu credi che a dargli fastidio sia stato il fatto di aver avuto a che fare con un cambiamento così improvviso, o il fatto che il tuo personaggio rappresentasse un femminile che, appunto, un po' come Anna, va a scardinare quella placidità al quale magari a volte la donna è un po' confinata, no? Perché comunque lo vediamo, lei non è che cerca una relazione stabile, è molto sicura di quello che vuole anche nel suo lavoro.
quello che ho sentito dire dalla maggior parte delle persone quando appunto qualcuno mi fermava anche in strada per chiedermi, per dirmi ma che cosa hai fatto, così, commentare così, era che non, diciamo, non sopportavo il fatto che fosse stata, la moglie fosse stata lasciata per telefono. E questo lo capisco, nel senso che stiamo sempre parlando di una cosa finta, ci tengo a ribadirlo perché a volte qualcuno non, diciamo, Non questa si cosa non era rende chiara. conto che c'è finzione in realtà, Esatto, esatto. Che... era una cosa finta, però possiamo sottoscriverlo, adesso lo possiamo dire. Possiamo dire, era tutto Era finto. tutto finto. Quindi Montalbano non ha lasciato, cioè Zingaretti non ha lasciato sua moglie, che è meravigliosamente sposato con una donna meravigliosa che è Luisa Ranieri, non è successo niente, non vi Va preoccupate, tutto bene. tutto, rassicuratevi. No, però invece in quel caso, cioè, quindi le persone diciamo, avevano a che dire su questa cosa qua. Ma io penso che se non l'avesse lasciata per telefono, ma l'avesse lasciata fisicamente, avrebbero comunque Ha avuto avuto da da ridire. ridire. Quindi non credo che sia per quello, è più profondo. Poi loro, diciamo, adducono come, diciamo, come giustificazione alla loro ira il fatto che lei sia stata per telefono, però lasciata per telefono. Però secondo me è proprio il fatto che, diciamo, essere così, come dicono a Salerno, farinielli va bene, ma quando poi dopo una donna, cioè quando lui si innamora e lascia la moglie, è meno rassicurante. Però voglio dire, ci sono molte persone che si sono messe nei panni del mio personaggio, quindi diciamo che nel rispetto di tutti, lì è sempre lui che sceglie, cioè non è che lei gli punta una pistola alla tempia, anzi, lei sta facendo la sua vita, come hai detto anche tu, non c'ha nessuna intenzione di legarsi sentimentalmente, è tranquillissima, quindi non è la persona che fa di tutto per mettersi con lui, no, è lui che si innamora veramente e davanti a quella cosa là non rinuncia all'amore. E quest'anno sei stata protagonista anche di un'altra serie importantissima, che è Speravo di morire prima, la serie dedicata appunto a Francesco Totti, interpretando Ilary Blasi, che è un'ispirazione più che appunto un'interpretazione che cerca di calcare e replicare un essere umano. E, ho letto, ma correggimi se sbaglio, che quando hai letto la sceneggiatura hai detto questo ruolo è mio. È vero? Sì, mi è piaciuto da morire. Quando ho letto la sceneggiatura ho pensato che dovessi assolutamente farlo. E perché? Intanto perché la sceneggiatura mi faceva morire dalle risate. E quindi ridere così a crepapelle davanti, insomma, a un copione non è così scontato. Quindi, insomma, un merito va enormemente a chi l'ha scritto, Stefano Bises, e poi in realtà poi nasce dal libro, no? Di Paolo Certo, Condò, però sì. insomma. Fondamentalmente la ragione principale era quella, cioè sentivo che la scrittura funzionava tantissimo, sentivo anche la costruzione del loro rapporto mi piaceva tantissimo, ho trovato che come hanno raccontato il loro passato, come si sono conosciuti quella parte lì, l'ho trovata molto carina, non era melenza, era anche quella Era divertente, è divertente. vero. E quindi per tutte queste ragioni, e poi anche perché sono un po' pazzerella, ho detto va, lo faccio, perché Ilary Blasi, cioè se ci sono i, cioè voglio dire, se c'è un pazzo che fa Totti, Ci deve ci essere una deve essere pazza che... una anche meno pazza che fa, cioè nel senso va bene anche una un po' meno pazza, no? Tra l'altro questa serie qui è anche molto coraggiosa perché si prende delle libertà anche oniriche, no? Questo racconto è pazzesco perché va avanti e indietro nel tempo e poi ci sono queste parentesi oniriche che sono bellissime e devo dire che è stato un vero piacere guardarla perché oltre alle vostre interpretazioni è tutta la serie che crea qualcosa che prima non c'era. E tu oggi... La tua carriera, credi che sei riuscita ad arrivare a questo punto in un anno che è stato molto importante per te, anche dicendo molti no? Ma io non è che dico molto, cioè è difficile poi fare, intanto io mi dimentico delle, cioè nel senso quando veramente, cioè quando una cosa proprio, cioè la lascio andare così perché sento che non, in quel senso è, sì, sicuramente dire no significa no, rifiutare, che non è che rifiuto di fare, cioè semplicemente sento che io non posso dare a quel progetto la cosa giusta per quel progetto, quindi, ma mi hanno detto tantissimi no anche a me, tantissimi, ancora me li dicono, ce li diciamo a vicenda, cioè, nel senso un continuo. Quindi quello è, io poi sono sempre, cioè sono una che ha avuto la fortuna di poter piano piano costruire la sua carriera. Ci sono colleghi meno, secondo me, fortunati che hanno una grandissima fortuna, sembra all'inizio, e poi fanno
fatica a replicare, beh, o a trovare qualcosa. È difficile, cioè, magari io ho iniziato facendo delle cose minuscole, facevo qualsiasi cosa, lì zero no, lì mi dicevano a me bastano, lì però io ero, cioè, facevo qualsiasi cosa, ho fatto tantissime cose in televisione, cioè la maggior parte delle serie, delle cose l'ho fatte, cioè da Don Matteo, cioè, ho fatto RIS, Distretto di Polizia, Squadra, cioè ho fatte tutte, proprio perché comunque dovevo, sentivo di aver bisogno di, un posto al sole ho iniziato, cioè sentivo proprio di aver bisogno di capire come funzionavano le dinamiche dell'interpretazione e la televisione, io devo tantissimo alla televisione, perché il cinema comunque per me è arrivato comunque tardi rispetto, cioè ho fatto qualche nuvola, non mi ricordo neanche che anno era, perché io sono proprio un disastro, vado così, vado un po' in base ai film, quindi vado poi a cercare qualche nuvola, quando l'ho fatto mi rendo conto di che anno era, e quindi è più stata veramente una cosa che, diciamo, una dialettica continua tra me, il mio lavoro, i miei colleghi, i registi, gli autori, sia di cinema che di televisione, no? In cui ogni volta si cerca di capire se sei giusta per quella cosa là, e nella maggior parte dei casi non sei giusta, e tantissime volte capita che non sei giusta, quindi però ecco, non è che dico tantissimi no, perché poi sembra, capito, che uno se la tira, non è così, cioè dico di no alle cose che non ti, che secondo me è giusto dire di no. E probabilmente qualche volta ho sbagliato, probabilmente tante volte è successo che delle cose che volevo veramente strenuamente e mi hanno detto di no, poi dopo ho detto ah, forse meno male, era cioè, meglio così. Quindi la costruzione di una carriera, come in tutte come tutti noi mestieri, no? È sempre una cosa lunga che passa per tanti livelli, tante cose. E ho letto che quando appunto ti sei approcciata a questo mondo, tu in realtà non volevi fare l'attrice, volevi fare la regista, e poi invece è arrivata la chiamata di Un posto al sole e hai scelto di buttarti in quella strada. Pensi di riprendere quel sogno che avevi a 19 anni e provare a metterti dietro una macchina da presa? Sì, 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 assolutamente. Ora non so se riuscirò, ma sicuramente ci provo sicuramente, perché comunque mi divertirebbe troppo, mi piacerebbe tantissimo. Poi è vero che mi sono lasciata un po' condizionare dal fatto che non mi presero all'Accademia come regista. Avevo fatto anche dei corti. Però forse quando io avevo 19 anni, ora ne ho 35, quindi forse le cose erano un po' diverse rispetto ad oggi. Cioè io mi ricordo che il giorno del provino per l'Accademia loro pensavano io fossi andata lì come attrice. Cioè lo davano proprio scontato, perché arriva una ragazza di 19 anni. Non potevi essere una regista per loro. Non proprio, quando io, anzi, ho pure rosicato. Cioè nel senso, quando ho detto veramente sono venuta qua, già ho partita col piede sbagliato. Già non va bene così. Toppa al primo secondo, capito? Cioè fallo, cioè niente, disastro. Mi ero presentata malissimo, subito incavolata, no? Perché... però io sono così, sono istintiva, quindi e poi ho provato al centro sperimentale, ma come attrice, perché avevo capito che forse c'avevo più possibile, cioè in realtà perché un ragazzo che avevo conosciuto mi aveva fatto fare un corto, io prima ho fatto l'assistente per un video di Scialpi, dico una cosa incredibile, ho fatto l'assistente, lo scoop ragazzi, scoop, ho fatto, ti giuro, lui aveva fatto la cover di Kylie Minogue, è tutto troppo pazzesco, tutti rendi conto, aveva fatto la cover di, adesso mi ha sbloccato, cioè mi sono sbloccato un ricordo, non so se ve la ricordate, Minogue, vabbè, quello è stato un must della fine dell'inizio degli anni 2000, se sì, non sbaglio, e io ho fatto un video, cioè io, non come attrice, ma come assistente alla regia di Scialpi, che aveva fatto un videoclip, voleva fare un videoclip con la cover di questa canzone, e per una serie di motivi conosco un ragazzo che diceva puoi fare l'assistente a questo mio corto, così lui dice ma vuoi fare una parte? Io avevo sempre neanche 20 anni, 19 anni, vuoi fare una parte? Dico vabbè, facevo anche il teatro quando ero piccola, sì. E lui mi disse Greta, ma senti a me, stai sentendo? Lascia stare un attimo la macchina da presa. Marcello Gori, mio amico, ma che ancora sento ogni tanto. No, tu devi stare davanti, cioè, mettiti davanti. E quindi ho provato a entrare al centro sperimentale, mentre facevo il propedeutico, quindi ero andata parecchio avanti nelle selezioni, mi presero per fare Un posto al sole, ho mollato il centro sperimentale e ho iniziato a lavorare. Però, ecco, è andata un po' così. Tra l'altro tu dicevi appunto, quando avevo 19 anni neanche prendevano in considerazione che io potessi fare la regista, mentre oggi, anche grazie a Groenlandia, è nato un progetto che si chiama Lean, che è tutto dedicato a progetti, a film di registe donne,
E oggi ci sono delle registe donne che ami particolarmente, perché negli ultimi anni abbiamo visto sia cinema indipendente che ad esempio anche il cinema mainstream, blockbuster della Marvel, che stanno dando un grande spazio alle registe donne. Ce ne sono qualcuno che sia in Italia o all'estero che ti piacciono particolarmente? Ma io ho sempre avuto come tra i miei riferimenti proprio, diciamo, della vita Jane Campion, perché comunque l'ho scoperta quando in realtà, quando ero un po' più grande, perché lei aveva fatto tanti altri film prima, però a un certo punto aveva fatto una serie che mi era piaciuta tantissimo, che si chiamava, non mi ricordo più il titolo, come Top of the Lake. Brava. No, Top of the Lake. Ah, stupendo Top of the Lake, però quello non è di Jane Campion. Mi sono sbagliata, questa la tagliamo. Tagliamo. No, aspetta, era sempre con l'attrice, quella là, che poi ha fatto la serie, quella lì... vestiti tutti di rosso, che non mi ricordo mai. The Handmaid's Tale, quindi era sempre Elizabeth Moss. Elizabeth Moss, ma la cosa del lago? Ma non era Top of the Lake? Non, sei sicura che non era Top of the Lake? Ma Top of the Lake non era quello con l'attrice di La Favorita? Mi sa che era Top of the Lake. Era Top of the Lake. Era Top of the Lake. Quindi, cazzo, questa non la tagliamo. Io sono un disastro, mi dovrei scrivere tu, non ricordo niente. Ma se, io penso che sia il mio lavoro, perché io ti giuro, io imparo le battute in un secondo. Poi tutto vado il resto. Giorno, no, vado il giorno, recito, poi io le rimuovo completamente. Cioè, quando io vedo il film, vedo un film che non ho mai, cioè che dico, ma ah, vedi, io no, veramente. Questo perché penso che immagazzinato talmente tante cose nella vita che poi piano piano la mia memoria dice... Devi fare spazio. Sì, dice, devo fare spazio, sennò quando mi imparo, capito? Sì, Top of the Lake, bravissima. Okay, sì, è molto bella, tra l'altro. Quanto era bella Top of the Lake? Sì, la prima stagione, la seconda... Infatti l'ho mollata, sì, però la prima stagione era bellissima. Pazzesca, è vero, era bellissima. Quindi, comunque, che ne so, anche Jodie Foster. Cioè, comunque, sì, ci sono... Poi, zitte zitte, cioè adesso Michaela Cescon, parlavamo, sì, prima di Michaela Cescon. Cioè, comunque, ci sono delle registe donne che sono dei riferimenti per me. Che vanno al di là del genere. Mm-hmm. Quindi, però, è vero che soprattutto in Italia, comunque siamo ancora un po' in difficoltà, no? Sono ancora troppo poche. Però è vero anche che ne stiamo parlando, sì, quindi già qualcosa si è mosso. Sì, esattamente. E senti, tu te lo c'è ricordi? Spazio per le registe donne, quindi comunque mandate cose a Groenlandia, all'INE, esatto, mandate idee, mandate cose, anche alle altre case di produzione, però chiaramente gioco di casa, quindi, sì, perché c'è spazio ora, vi ascoltano, incredibilmente. Cioè. È arrivato il momento. E senti, tu te lo ricordi? Era pure ora, perché... Beh, cioè, sì, anche perché poi continuano a trattarci come tipo dei panda in estinzione, no? Ma come essere donne in questo mese... Sì, così. Senti, invece te lo ricordi il tuo primo ricordo cinematografico? La prima cosa che hai visto da bambina? Allora, ho visto, chiaramente cartoni animati, però il mio primo ricordo vero, lo dicevo casualmente prima anche a loro, sono andata a vedere Traffic da sola al cinema, mm-hmm, da sola, avevo 15 anni. Ero stramberina. Ma io andavo al cinema da sola. Infatti anche per me quella è strana, ma al cinema da sola invece bellissimo. Però primissimo ricordo di cinema in realtà è un piccolo aneddoto divertente. Cioè mio padre porta a me e mia sorella Glenda di 7-8 anni, quindi diciamo bambine che sai iniziano ad andare a vedere i cartoni, mm-hmm, animati al cinema, insomma li vedono tutti interi, insomma forse anche un po' più piccola ero, a vedere un film, e dice, beh, sembra un film cartone animato, andiamo a vedere Akira, dove ci sono solo persone che muoiono malissimo. Male, molto male. E mi ricordo mio padre che ci portano, questo è il mio primo ricordo di cinema, quindi un po' traumatico. Un po' palla Tarantino. Esatto, sì, esatto. E senti, invece, tu oggi da spettatrice cos'è che ami guardare? Qual è il cinema che prendi, vai a vedere, oppure... che trovi sulle varie piattaforme streaming? Io sarò, non so, sarò banale, ma io amo il cinema italiano, mi piace da morire, cioè appena esce un film italiano mi piace tantissimo andarlo a vedere, cioè proprio, poi mi piacciono, chiaramente mi piacciono, a volte mi trascinano a vedere i film della Marvel. Ti trascinano, fa immagino che sia la stessa persona che ovviamente l'altra metà della mela, che esatto, io ho visti tutti, un po' per lavoro, un po' perché ci tocca. Disastro, però vengo trascinata a vedere quel tipo di cose. Che ne so, però mi piacciono tantissimo, non so,
anche i grandi autori americani, ma anche il cinema francese, cioè sono una che va tanto al cinema. Sono molto, cioè chiaramente ho visto Nomadland, cioè voglio dire, ho amato tantissimo The Father, è stato il primo film che ho visto Che è un dopo. film pazzesco, che è Pazzi. un film proprio dove secondo me si parla dell'amore del È cinema, no? È trasversale un film come. perfetto perché portano il teatro al cinema, ma ti fanno vedere Ma qual è la magia del cinema meraviglioso. fondamentalmente. E Un film, lui? lui è spettacolare, è meraviglioso, Lui Anthony è il mio attore Hopkins ovviamente preferito stiamo di parlando, sempre, Anthony ed è Hopkins. pazzesco, un film meraviglioso, Meraviglioso. scritto e diretto meravigliosamente, quindi se non l'avete visto Ve lo recuperatelo. consigliamo. Allora io vorrei finire proprio questa intervista con quello che chiediamo sempre ai nostri ospiti, cioè qual è il film che consigliereste ai nostri lettori? Un film che può essere un film che è un piccolo cult, che conosci magari solo tu, un vecchio film, un classico, un film che hai appena visto. Guarda, mi hai detto un piccolo cult, adesso non so perché sono tantissimi anni che non lo vedo e non mi ricordo il nome del regista. Vabbè, non è che Però possiamo. il titolo del film lo ricordo, grazie a Dio, perché sennò parlavamo di niente, che non mi ricordo il nome del regista, mi ricordo il nome degli attori, non mi ricordo l'anno, manco il titolo me lo ricordo. Ed è un film francese che è uno dei miei, diciamo, dei film che mi fece vedere mio padre. Mio padre non è un grosso cinefilo, però gli piace il cinema. A un certo punto abbiamo iniziato a fare una gara, noi eravamo piccole, dovevamo scegliere una volta io, una volta mia sorella, una volta mio padre, il film da andare a vedere, no? E quindi capitava che vedevamo anche un film a settimana, due film a settimana, cioè erano tanti. E ho vinto io a mani basse perché ho vinto con un film che si chiamava L'Attaque, Ok, io non l'ho mai visto. che è un film, cioè, che mi è rimasto nel cuore. Poi ripeto, forse sicuramente è invecchiato perché non parlo di tantissimi anni fa, però era bellissimo perché la storia veniva scritta mentre tu vedevi il film e gli sceneggiatori interagivano con gli attori, cioè era carino. E se non andava bene, capivano gli sceneggiatori, diciamo, i Deus Ex Machina, che c'era qualcosa che non andava, cancellavano e rifacevano. E questo, cioè, mi piaceva tantissimo. Quindi, poi magari è un po' insolito come riferimento. Va benissimo invece, quindi l'attacco. Proprio All'attacco. all'attacco. Ok, perfetto. Allora noi ringraziamo Greta Scarano per essere stata nostra ospite e Grazie a grazie voi. infinite, alla prossima. Ciao.